Ah, sicuramente non è la soluzione, ma non è assolutamente vero che trasporto aereo e ambiente non siano in un percorso assolutamente insieme. Un pregiudizio ideologico li ritiene distanti, però è chiaro che bisogna valutare il trasporto aereo anche come elemento di compensazione. Se io vengo a Roma in aereo, evidentemente non vengo in macchina, quindi c'è evidentemente da valutare anche la situazione compensativa tra trasporto aereo e chiaramente inquinamento che può essere determinato da altre situazioni. Allora bisogna superare questo pregiudizio ideologico, sicuramente facendo una cultura positiva proprio della riconciliazione tra trasporto aereo e ambiente, ed è il perno del nostro piano nazionale degli aeroporti. Cioè noi rivendichiamo in definitiva che questo non solo possa ma debba accadere, perché il futuro evidentemente è green per tutto ed è green anche per il trasporto aereo. Questo però richiede investimenti anche da parte degli operatori a terra, non solo da parte delle compagnie. Ma io penso che soprattutto e in Italia questo debba accadere, e debba accadere soprattutto anche per facilitare l'accessibilità aeroportuale. Effettivamente arrivando a Linate si arriva in aereo, poi è chiaro che per arrivare in città diventa tutto un po' più complicato, anche se oggi a Linate si è messo in piedi una metropolitana molto importante. Io credo che si debba lavorare molto sulla accessibilità aeroportuale. Parliamo un po' dell'estate 2023, la primavera sta iniziando, la stagione turistica, il 2022 è stato un po' complicato, come sarà il 2023? Ma innanzitutto per noi è stato molto meno complicato che per gli altri paesi, e questo lo abbiamo dimostrato, e i risultati positivi che si stanno avendo oggi sull'incremento di traffico io credo che siano stati determinati proprio da questo, cioè dal un effetto comunque mediatico che ha dato al nostro paese l'idea di essere un paese dove alla fine le situazioni aeroportuali sono più ordinate che in altri paesi. Quindi noi quest'estate ci aspettiamo un traffico importante, un traffico che supera sicuramente il traffico del 2019, tenendo peraltro conto che il periodo del Covid ha permesso anche agli stessi italiani di capire che l'Italia è una bella meta, e che quindi in particolare questo è dimostrato dalla crescita del traffico degli aeroporti del sud, e quindi c'è oggi anche, oltre al turismo internazionale, una fidelizzazione del turismo nazionale.